Allora, andiamo, famolo, famolo. Facciamolo! Vanno spesi dei soldini, eh. Qui vanno spesi dei soldini, secondo me, eh. R9 non lo metto perché l'ho messo all'Inter e non me va di metterlo R9, ma rotto il cazzo. Zidane già ce l'ho che me lo so tenuto apposta, poi lo famo volà perché mi ha rotto il cazzo. L'avevo tenuto apposta. Facciamo 4-2-4. Anche se con tutto il centrocampo che c'è a Real Madrid, porco, 2-4-2-4 è infattibile. Però pure Roberto Carlos. Cioè, devo tenere fuori peggio, ragazzi, tipo per forza. Il problema è che in attacco pure stanno. Allora, io vi dico, tipo, chi non. Cioè, allora, partiamo da chi devo mettere per forza. Secondo me, Casillas è da mettere per forza. Più de Courtois. Poi, secondo me, se dobbiamo essere giusti, va messo il giocatore presente, secondo me, più forte del Real Madrid, che è Vinicius Junior. Va messo assolutamente Luka Modric. E qui stiamo sotto un treno. Qui cominciamo a stare assolutamente sotto un treno, ragazzi. Allora, Zidane. Porco due, è difficilissimo, ragazzi. È difficilissimo. Raul. Raul va messo. E poi, raga. Raga, va messo lui, va messo. Sergio Ramos. Va messo Sergio Ramos, ragazzi, per forza. E dovrei metterci pure Hierro, in teoria. C'ha solo il Prime, se non sbaglio. Vai. Perfetto. Hierro, Roberto Carlos. Terzino destro, Carvajal, mettiamo? Se no metto Eder Militao. A me mi piace di più così, poi fai bella ignorante, bella ciotta. Beh, raga, dai, secondo me Eder Militao è più worth perché momentaneamente è più presente Eder Militao di Carvajal. Sarà Poi messo Carvajal Beckham sì, è per forza. passato, presente. Va messo Gareth Bale. No, Gareth Bale secondo me va messo nelle riserve. Come io metterei Cristiano Ronaldo nelle riserve, ragazzi, nonostante Cristiano Ronaldo andrebbe messo sicuramente titolare. Però, cioè, raga, che cazzo faccio? Cioè, al massimo il zoom famo subentra, bro. Cioè, capito? Tipo Casemiro pure secondo me si può mettere lì come menzione. E dov'è Cristiano? Cristiano non ce l'avevo il 90. Non c'è il 92, Cristiano. E che raga, metteci R7 titolare, che faccio? Lascio fuori Benzema. Ma lascio fuori pure Budragueño. Cioè, è troppa gente, raga. Real Madrid è troppa gente, che cazzo faccio? Pure Puskas, porco Giuda. 8 anni a Real Madrid, 262 presenze e 242 gol. Ma come cazzo faccio? Che brutta idea fa il Real Madrid, ragazzi, porca troia. Cristiano Ronaldo lo devi mettere, lo metti a zero, amen. E poi ti è rimasto solo, ti è rimasta solo l'ala destra. Cioè, e comunque stai a lasciare fuori tipo Beckham, Budragueño. Stai a lasciare fuori, cazzo ne so, Toni Kroos. Benzema, cioè stiamo a lasciare fuori qualsiasi cosa. Forse è per questo che non avevo fatto il Real Madrid l'anno scorso. Togli Raul. Ma sei matto? 16 anni a Real Madrid, 741 presenze, 323 gol. Ma che togli Raul? E se passassimo alla difesa a 3? E levo Roberto Carlos. Penso a fare una cosa del genere, no? Tipo Ronaldo che ruoli gioca? Esterno sinistro, alla sinistra, alla destra. Ma perché non gli hanno messo esterno? Allora, raga, se tu la chiudi così, no? Fai Zidane, esatto, e levi Roberto Carlos. Qua, esterno sinistro a lui. Beh, in realtà Ronaldo può giocare a TT. Raul lo metti a T. A TT Ronaldo. A T Benzema. Cioè, tipo, l'idea sarebbe così. Oppure Puskas, però cazzo, cioè sto incastrato, sto incastrato. Ronaldo a zero, levalo. Però c'hanno ragione i ragazzi, non mette Ronaldo a Real Madrid è come non mette Messi al Barcellona, bro. Cioè, Cristiano Ronaldo è stato probabilmente il miglior giocatore del Real Madrid dopo Cassano. Fai quello che te senti te, io non lo so che me sento, porco Dio. È troppo difficile, zio cane. A me piace anche così, poi in realtà io guarda, potrei mettere Puskas come super sub e ti dirò, potrei benissimo non spendere i soldi perché ci dovrei avere qualche versione di Puskas nell'account mio. Se non sbaglio è il 92, capito? Te voglio dire. Manco se spendono soldi e se gode. Mettiamo il 92 di CR7, vai. Dovrei via pure Figo. Ah, raga, più Figo de Beckham o più Beckham de Figo? Figo è buono perché c'è da pure intesa Arsium in realtà.
Beh, Beckham a sto punto va a fanculo col cazzo, compro quello 5, porco 2, 5K, cioè 5 milioni. Più fighi di Beckham non ci stanno, e quello è vero, c'è da dire. Cioè, Antonio il Crossatore merita di sta qua, ragazzi. Secondo me. Xabi Alonso, Kakà? Kakà c'ho a gratis, non è male. Qui le menzioni d'onore del Real Madrid, ragazzi, comunque non so se ne siamo consapevoli, ma le menzioni d'onore del Real Madrid potrebbero proseguire benissimo oltre le riserve, cioè ci serve una panchina da 40 giocatori, ragazzi, più o meno. Ci serve una panchina da 40 giocatori e una titolare pure da 40 giocatori, regà. Boh, secondo me, ragazzi, sto Real Madrid è perfetto, cioè ma che cazzo devo fare? Ci sarà sempre qualcuno fuori e ci sta. Allenatore lo fa in spagnolo, così che almeno l'unico giocatore che non c'ha l'intesa appieno è Cristiano Ronaldo, come è giusto che sia. Per me stiamo a posto. Cioè, per me questo, regà, boh, è la cosa più sensata che io sia riuscito a fare oggi. Ma il fatto è che potevo mettere letteralmente chiunque andava bene. Cioè, quello è il problema. Il Real Madrid c'ha troppi giocatori. Troppi. Maglietta. Eccola, 30.000 crediti. Porco de Dio. Perfetta. La roba che io mi sto a chiedere è: allora, io a Modric in realtà gli do ombra. No, i numeri non me ne frega un cazzo, ragazzi. Ve lo devo dire. Almeno a CR7. Ok, basta. Rimani centrale. Rientra in difesa. Rientra in difesa. Resta dietro in attacco, copertura al centro, copertura al centro. Inserisciti alle spalle, inserisciti alle spalle. Sono magico, sono magico. Andiamo. Maglietta del Real Madrid, sono riuscito a metterla subito. L'ho messa subito oggi, ragazzi. L'ho messa alla prima partita, non ho trollato. Matti, grazie. No, ragazzi. No. Tutti contro tutti. Ma che cazzo, ma perché non mi dica che non la riconosce? Non mi dica che non la riconosce come maglietta bianca. Ma io non ho trollato, è il gioco che è una merda, raga. Oddio, dove stanno i giocatori miei? Yo! Quali sono i miei? Vabbè, vado dritto. Bella merda. Mi tocca giocare con la minimappa, raga, come se fosse il bot invisibile, boys. Non avete idea di che cosa voglio portare quest'estate. Quest'estate voglio portare una cosa, ho visto praticamente su PC. Ho visto che su PC ci sono dei ragazzi che rifanno le facce dei giocatori da giovani. Quindi praticamente ho trovato questo qui che vende dei file dove ci stanno Messi e Ronaldo praticamente da giovani. Vorrei portare una carriera con entrambi da giovani. Cioè, fa una carriera con Cristiano Ronaldo e Messi da giovani buttati in una squadra. Che schifo! Non so se posso fare tipo il giocatore personalizzato, buttarlo dentro alla squadra e mettergli tipo potenziale 8 milioni, capito? Non so se si può fare quella roba. Ciao, Raul. Benzema. Imprendibile. Raga, non ci capisco un cazzo! Ma sa quitto? No, raga, mi sto veramente a rincoglionire, cioè. Aspetta. Ma quitto più, ragazzi. Zinedine Zidane! 1-0! No, non si quitta più, boys. Partita di prova, ragazzi, che non vale. Ma se metto la maglietta mia, si capisce? Ma sì, si capirà, dai. Ok, ufficiale, ragazzi. Siamo up. Vediamo se sto Real Madrid passato e presente riesce a essere bello come l'Inter. Che l'Inter, per ora, guarda che secondo me è difficile da fare bello come l'Inter, eh. L'Inter è stato, oh, bello. Sì. Bello. Ah, ma... Raul è un coglione. Che fa? Ok, perfetto. Dio. Segnato lui, ragazzi. Segnato
Sergio Ramos, il miglior giocatore di questo videogioco. Tira meglio di Raul comunque, cioè non è che c'è molto da pensarci. Madonna, certo mi avete fatto mettere Cristiano Ronaldo, che va bene che ci sta, perché è giusto che sia qui. Però porco due, sta versione del Sium è obbrobriosa. A meno che... No. Modric. Cristiano. Lì. Il Sium. La chat Siuma con lui. Ronaldo, regà, mi sa che comunque architetto è inutile perché non diventa lenti con uno d'intesa. Bisogna mettergli cacciatore, secondo me. E giocare con un minimo di senso. Bello! Raul! Questo potrebbe essere uno dei gol più belli che ho fatto quest'anno, Potrebbe essere ufficialmente uno dei gol più belli fatti quest'anno, quello, Vai, vai, Zizu! Vai, Zizu! Non ti fermare, Zizu! Che cazzo fai, Zama? Sei rincoglionito! Bravo, Cristiano. Vai da Figo, vai da Zidane, vai dentro da Karim. Lì. Karim the Dream. 5-0. Oh, però se muove sta squadra, Devo dire che comunque è forte, c'è da dire. Casillas! Mostro! Beh, ma Casillas, ragazzi, sta facendo Porco Dio, fallo! Ah, regà, vabbè, e rigore chi vai che lo tira? Lo tira ovviamente Cristiano Ronaldo. E dov'è che li tira Cristiano Ronaldo? Sempre in basso a sinistra, imparabili. Lì. Il Sium. Con l'esultanza nuova. Fantastico. Sergio Ramos, che mostro. Oh, a fiuto della troia. Lì! Cristiano Ronaldo. Ma dove lo mette? Ma dove lo mette? Cristiano Ronaldo, sui. GG. 9.9, raga, lo rivediamo. Lì. È vero, quello di Zidane, no. Porco Giuda, quello di Zidane, che non sta né in cielo né in terra, ragazzi. Imparabile. Tocca giocare così, tutto tattico, fidate. E manni il Sium, che poi manna di conseguenza Raul, che poi si ferma, e poi... Cosa? Vabbè, ma Vinicius è god terzino. Come si segna qua, in questa circostanza, ragazzi? Andando dritti con Luis? Piedi a X, non riesce a buttarla dentro. La squadra funziona, però poi porco due si perdono in un bicchiere d'acqua. Bellissimo. Ma perché sto a beccare solo assassini? No, raga, non si muove. Devo smetterla di dar palla a Cristiano Ronaldo. Mo' Adamo, però. Perché la svolta? Karim! Benzema! Mo' mi piace qui la situazione. Meritato il go. Io farei due cambi. No, bro, ci serve un po' di velocità in attacco, porco due. Vanno tutti a uno all'ora. Lì! Karim il sogno! Benzema! Allora, levare Raul. Inserire Gareth Bale, regà. Beccate l'attacco, ragazzi. Beccatevi l'attacco. La BBC. La BBC è tornata, ragazzi. La BBC c'è. Gareth Bale.
Vede Cristiano sul secondo. Come lo trova, ragazzi? Come lo trova Gareth Bale? Cristiano Ronaldo, 3-0. Sì! Vai! Ma vaffanculo a Benzema, porco Giuda, porco! Vabbè, buono, ha rosicato. Perfetto. Seconda partita eseguita. Facciamo l'ultima, ragazzi. Quando porterai la Lazio il passato e il presente, la chat non aspetta altro. Bro, l'hai chiesta solo tu da quando ho iniziato la stream. T'assicuro che alla chat non gliene frega un cazzo. No, la maglia! Vabbè, vabbè, giochiamo con la mia. Vediamo se magari sono più forti. Magari con la maglietta mia sono più cattivi. Ti persume, mi pare che sappia dribblare con la maglietta mia. E prima non sapeva dribblare il Zoom. Sì! Oh, però Ronaldo sta a giocare benino. Cioè, è un po' storto. Però segna, segna. Non mi dica che quitta così secco, no. Cosa vorresti fare dopo passato e presente del Real? Bayern Monaco. Ci ronzolava anche l'idea di fare nazionali passato e presente. Però nazionale passato e presente, porco Dio, veramente mi costa un occhio della testa, mi costa. Bravissimo. Cristiano! Non sbaglia mai! Non sbaglia mai Cristiano Ronaldo! No, ma come vola Cristiano Ronaldo? Ancora? 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 No! Oppure un altro... Cristiano! Ma è impazzito! È impazzito Cristiano Ronaldo sta partita, ragazzi! Cristiano Ronaldo impazzito! Tripletta! Rage quit! Vabbè, io direi che possiamo far l'ultima, ragazzi! Porco Dio! Rigore! Calcio di rigore netto! Quando i portieri si muovono così, lo sapete dove la tira Cristiano Ronaldo. Centrale alta. Lo sappiamo! Lo sappiamo! Sono anni che studiamo! Casillas! Oh, mandalo sotto! Mandalo sotto, Raul! Raul! Casillas, lo sai che mi è piaciuto un sacco da quando l'abbiamo provato la prima volta? Mi è piaciuto proprio, bel portiere. Oddio! Oh my god! Oddio! Cristiano! Ronaldo! Un folle! Sì! Ragazzi, cioè, Cristiano Ronaldo, boh, ha distrutto si è preso un paro di bestemmie, ma poi ha subito spaccato la partita. Ha subito distrutto le partite. Vabbè, per me basta, porco Dio, ho fatto 4 partite, sta passata e presente, ma devo fare tutte le qualifiche, porco Giuda. Ma tipo quanti gol abbiamo subito, ragazzi? 0? No, non è vero, ne abbiamo subito uno quando... Però quella partita non finisce nel video, ragazzi, quindi no, 0-0, fidati. 0 gol subiti, ragazzi, incredibile! Fortissima questa squadra, ragazzi! Real Madrid passato e presente, ragazzi! È ciotto. Cioè, alla fine, se ci pensate e guardate sta squadra, a parte Raul e Hierro, sono tutti giocatori che possono essere utilizzati. Vabbè, levaci pure Cristiano Ronaldo. Però c'è un sacco di varianti pure migliori. Cioè, in senso, potresti usare Puskas al posto di Ronaldo. Potresti fare tante cose. Potresti mettere una difesa a 4 e metti Roberto Carlos. Diciamo che ci avevamo veramente 1000 possibilità per fare sta squadra. Potevi mettere Fenomeno, potevi fare qualsiasi cosa. Poi il Fenomeno, sapete, l'ho messo all'Inter ed è per questo che non l'ho messo al Real Madrid. Per tutti quelli che poi mi romperanno il cazzo, lo dico specialmente per chi mi romperà il cazzo nei commenti. Cioè, però raga, pure questa per me è un'altra squadra da 9 e mezzo. Cioè, sto Cristiano Ronaldo mi ha fatto divertire. E infatti non vedo l'ora che esca Tots. Speriamo esca il Tots e speriamo di poterlo utilizzare poi appunto a breve. La squadra è fantastica, ma ora famo Pier volo a chi deve.